Benvenuti in questo spazio. Noi adesso vogliamo invece parlare del Festival Orizzonti di Chiusi, un festival che tutti i nostri telespettatori conoscono, che abbiamo avuto modo di presentarvi anche per questa edizione 2023 con la conferenza stampa anche che si è tenuta a Firenze. Avete avuto modo di capire qual è il cartellone, non per adesso ci colleghiamo, ecco, vedete tra l'altro quella che è la locandina che appunto sponsorizza, porta avanti il messaggio del Festival Orizzonti edizione 2023 che avrà inizio il 30 luglio e terminerà il 6 agosto a Chiusi. Siamo ovviamente nel territorio della provincia di Siena, in piena Val di Chiana Senese. Metamorfosi è il tema di questa edizione. Noi siamo con il direttore artistico Marco Brinzi in collegamento. Benvenuto su Idea Plus. Marco, buonasera. Grazie, buonasera. Ora, innanzitutto, come sta andando la preparazione? Perché ci siamo quasi, la partenza è il 30 luglio, allora gli ultimi aggiustamenti, cosa è rimasto da fare sostanzialmente? Stiamo organizzando appunto le ultime migliorie anche con questo caldo per far sì che il pubblico sia più confortevole e gli ospiti si possano sentire a loro agio. Manca veramente poco perché iniziamo appunto domenica 30, però siamo in dirittura d'arrivo, diciamo. Vediamo l'alba di questo festival che è la 21ª edizione. Io sono onorato di poter dirigere e collaborare a livello artistico a questa nuova edizione che appunto, come dicevi, il tema è Metamorfosi di questa edizione. Il secondo anno come nomina, come direzione artistica, spero di apportare un respiro e allargare gli orizzonti appunto della fondazione e del Festival Orizzonti. Ovviamente dopo il tuo primo anno, questo secondo è un po' quello in cui magari c'è un po' più di te. Ti chiedo se è così, come sarà questo festival, cosa ci dobbiamo aspettare? Sono riuscito, diciamo, a mettere dentro un tema che mi è caro, che è quello della metamorfosi, pensando appunto di essere anche cambiato, di aver fatto io stesso una metamorfosi rispetto allo scorso anno, anche di aver imparato qualcosa rispetto alla prima esperienza. E c'è di me il fatto di aver scelto anche degli spettacoli più coraggiosi, magari rispetto allo scorso anno, come il ritorno della danza contemporanea con Balletto Civile, che viene per la prima volta a Chiusi, è una compagnia di livello internazionale italiana, una compagnia di performer e danzatori nomadi che vengono ospitati a Chiusi per la prima volta, dove faranno anche un laboratorio di teatro fisico. Quindi ci sono, diciamo, delle scommesse, anche delle novità rispetto alla precedente edizione, anche ad esempio la mostra su Tex, grazie a Fabio Civitelli che è uno storico disegnatore di Tex, e sono degli azzardi di cui mi assumo tutta la responsabilità come direttore artistico, diciamo. Quindi vediamo come andrà questa metamorfosi che mi auguro sia, diciamo, in positivo sia per il festival che per tutti noi che lo organizziamo. È una grande squadra quella della Fondazione Orizzonti che sta appunto lavorando, perché siamo quasi al debutto. Giustamente la Fondazione Orizzonti d'Arte è, diciamo, alla base dell'organizzazione appunto del Festival Metamorfosi, che abbiamo detto è la 21ª edizione, quindi teatro, musica, letteratura, mostre, hai detto, ma anche teatro per bambini, formazione. Insomma, sappiamo che il pubblico di Chiusi, ma non soltanto di Chiusi, perché questo è un territorio vasto, tra l'altro ricordiamo che la Val di Chiana Senese è candidata a capitale della cultura 2026 e quindi eventi come questi arricchiscono ovviamente il panorama e anche, diciamo così, proprio la nomina stessa, e di conseguenza dobbiamo sostenere gli eventi di questo territorio, tutti coloro che, insomma, militano nei dintorni. Poi, insomma, tra l'altro Chiusi è l'autostrada vicinissima, in un'ora si può arrivare a Chiusi anche da Firenze, non è questa la problematica. Allora veniamo nel dettaglio di quali sono gli eventi proprio con la partenza di domenica. E ci tengo a precisare che appunto, come dicevi te, è un festival diffuso nella città di Chiusi, perché tocchiamo diverse location, non abbiamo solamente una piazza, la piazza principale del Duomo, ma andiamo al lago con le visitazioni, saremo nel chiostro di San Francesco, nel
nel Giardino dei Forti, che è considerato, diciamo, il Pratone, lo chiamano a Chiusi. Ecco, diciamo che è un festival volutamente diffuso che nasce a Chiusi, che è per i chiusini, ma che invoglia appunto le persone a venire a vedere questa stupenda città. Ci sarà appunto anche l'evento nel Museo Nazionale Archeologico ed è il primo evento con cui apriamo. Oltre alla mattina ci sarà appunto l'inaugurazione della mostra dei Flesciati, che è sul tema della metamorfosi. I Flesciati sono un gruppo di appassionati e dei Fotografia. carissimi amici che si occupano appunto di fotografia e faranno questa mostra sul tema della metamorfosi a cura di Stefano Lisatte. Poi ci sarà il primo grande evento, diciamo, che è quello dell'inaugurazione della mostra che rimarrà per tutto il periodo del festival nel Museo Archeologico Nazionale, e la mostra, come dicevo prima, è quella di Fabio Civitelli con il suo Tex, che ci regala per noi, per il festival, per il pubblico, un'anteprima delle tavole di Tex che usciranno per settembre, per il 75esimo anniversario di Tex. Poi, nello specifico, ovviamente sono talmente tanti gli eventi, perché si parla di 28 eventi in 8 giorni, che posso, ecco, consigliare la visione. Consiglio ovviamente la visione di tutti gli eventi, una maratona, diciamo, del festival. Ci sono nello specifico il ritorno della danza a Chiusi, della danza contemporanea con balletto civile. Poi c'è Claudio Morici, che è anche un protagonista di Propaganda Live, che verrà con uno spettacolo molto ironico sul tema degli innamoramenti e sulle relazioni d'amore. C'è Cuoro di Gioia Salvatori che ci parla appunto delle metamorfosi, appunto anche lì delle relazioni d'amore, del tema del femminile. C'è il tema dell'ecologia che mi è molto caro, uno spettacolo che sarà, adesso ho il programma sotto mano, lo posso vedere e dirvelo, perché ovviamente essendo tanti è più difficile ricordarsi le date. Il settimo continente si chiama lo spettacolo e sarà il sabato 5 agosto alle 9:30 e parla appunto della metamorfosi del nostro pianeta e del rapporto che noi abbiamo con la plastica. Ci sono gli incontri voluti da me con la casa editrice Minimum Fax, che è una casa editrice indipendente, dove uno di questi due incontri, poi ovviamente possiamo parlare anche nel dettaglio del calendario, uno dei due incontri è con il premio Campiello Remo Rapino. L'ultimo romanzo, Football, che esce in anteprima, che viene presentato in anteprima nazionale a Chiusi. C'è un laboratorio di teatro e critica per futuri spettatori e osservatori e critici di teatro che viene organizzato da Teatro e Critica, appunto, che è un quotidiano e una rivista anche online fatta da giovanissimi giornalisti e critici di teatro, che si pone la domanda: qual è il teatro del futuro? Come sarà il sistema teatrale in futuro? E quindi le persone che vogliono accedere, gli operatori teatrali, possono fare questo laboratorio di 3 giorni. C'è tantissimo materiale, molto versatile, perché appunto si diceva anche tocchiamo il teatro per bambini, il teatro anche di una fascia di età che spesso non viene considerata come pubblico, che sono i bambini di 2 anni, con uno spettacolo appunto di infanzia dedicato, delicatissimo, dolcissimo, dedicato a loro, che è Mr. Hat della compagnia Il Frana con Silvia Frasson. E ci sono tantissimi temi all'interno, cioè tantissimi spettacoli che toccano questo tema, ma anche dei temi che ci sono comuni, appunto la metamorfosi, l'ambiente, quale futuro sarà il teatro, e come il teatro può raccontare gli esseri umani di oggi, perché poi alla fine la domanda è quella: come questa arte che racchiude di per sé tutte le arti, perché si parla appunto di scenografia, quindi architettura, musica, danza, movimento, come il teatro rappresenta l'essere umano oggi e quali sono le metamorfosi dell'essere umano.
Ma tra l'altro accattivante, tu dicevi stiamo lavorando per rendere piacevole ovviamente l'esperienza anche con un clima magari un po' caldo, ricordiamo che sì, alcune iniziative sono anche durante la giornata, ma la maggior parte degli spettacoli sono la sera e quindi insomma comunque c'è la possibilità di fruirli in piena, in pieno comfort. Ricordiamo che sono tutte le iniziative sono disponibili sul sito appunto del Festival Orizzonti in maniera tale che possano anche essere controllate, orizzontifestival.it è esattamente il sito e magari so che ognuna, ogni iniziativa, ogni personaggio ovviamente ha un suo pubblico, una sua diciamo una sua nicchia, una sua anche diciamo un suo appeal, però in realtà ci possono essere anche persone interessate in maniera trasversale, quindi è bene insomma guardare il programma in ogni dettaglio e si può acquistare anche prima il biglietto. Sì, assolutamente, appunto andando sul sito e visitando il sito e vedendo gli spettacoli che sono ognuno di proprio gradimento, insomma io invito tutti ovviamente, invito anche ad esempio alla partecipazione di un evento che ritengo unico che è Walkabout Promenade che si terrà sul lago di Chiusi e le persone potranno ascoltare la storia di Chatwin attraverso delle cuffie in barca su queste zattere alla sera sul lago di Chiusi. Penso che sia molto suggestivo e il caldo non ci sarà insomma la sera, quindi sarà anche confortevole ascoltare delle storie in mezzo al lago, in riva al lago. Questo ovviamente per sottolineare ancora una volta il patrimonio culturale altissimo della città di Chiusi, a cui io mi sono affezionato in questi 2 anni, conoscendo, incontrando persone. Perché poi, parliamoci chiaro, creare un festival significa creare dei possibili incontri fra le persone e rendere il più possibile appunto piacevole questo incontro, che sia con un artista, che sia con un danzatore, con un fumettista, rendere possibile un incontro che non dico ti cambia magari la vita, però ti arricchisce. E io come direttore artistico ho questa funzione, insomma. Chiaramente è un festival che abbraccia tutti, come ci dicevi, vari gusti, varie estrazioni artistiche, varie possibilità. Noi vediamo appunto Marco Brinzi che in qualità di direttore artistico ci mette la faccia, ma il Festival Orizzonti è una macchina da guerra vera e propria. Credo che ci siano anche tante persone che in questo momento stanno lavorando e che vorrai insomma, ricordare. Certo. E che ringrazio perché stanno facendo un grandissimo lavoro, c'è una squadra che è capitanata da Arianna Fe, che è la responsabile organizzativa e di produzione del festival, c'è Fabio Nofroni che è l'ufficio stampa, ci sono un gruppo di ragazzi, anche loro sono il cuore, sono il motore portante secondo me del festival perché sono giovanissimi, non si tratta di lavoro minorile ma si tratta di volontariato, sono dei ragazzi di Chiusi molto giovani, si va dai 14 ai 17 anni, che hanno creato un gruppo che appunto è dedito al festival, alla fondazione, fanno le maschere, quindi strappano i biglietti, ma stanno facendo anche il lavoro di volantinaggio, di informazione, e hanno creato anche un gruppo su TikTok e sui social che racconta una sorta di diario del festival, e sono già attivi da adesso sui social della fondazione. C'è un CDA che ringrazio appunto per il rinnovo della nomina, e il nuovo presidente del CDA che è Giannetto Marchettini. E, ecco, ringrazio soprattutto il fatto che c'è cuore in questo festival e lo ritrovo anche nella fondazione. Quando parlo di cuore non è una cosa romantica che dico, ma è una cosa che si può sentire quando vedi la cura e la passione nelle azioni delle persone che ti stanno intorno. Io lo vedo nei ragazzi, lo vedo nei cittadini che ospitano questo festival, e spero appunto che le persone che verranno e che invito a seguire il nostro festival possano ritrovare questo effetto, questo calore appunto negli spettacoli, che ripeto ancora una volta senza annoiarvi, sono molti, quindi non sto a elencarli in questa calda estate per annoiarvi, ma vi invito a seguire appunto il sito del festival e scegliere quale vi può interessare. L'offerta secondo me è molto ampia, ecco, mi viene a dire questo, in tutta onestà cerco
e ho cercato di offrire il più possibile per questo festival. E poi aggiungo una cosa, siamo in chiusura a quello che non dobbiamo mai sentirci fuori luogo, ovvero iniziative come questa, come il Festival Orizzonti, come altre iniziative che comunque nascono sui territori, sono fatte innanzitutto proprio per chi abita in quel territorio. Quindi anche se non abbiamo una diciamo, preparazione su certe tipologie di spettacoli, non per questo non possiamo partecipare e non possiamo godere della bellezza che l'arte sa regalare. Questo credo che traspare anche dal volto, insomma, di appunto Brinzi, che è un volto che diciamo abbraccia soprattutto la semplicità. Questo credo sia un messaggio che spesso magari non viene dato, ma a me piace sempre sottolinearlo. Certo, credo che l'arte debba arricchire le persone, gli esseri umani, quindi deve essere accessibile e fruibile per tutti. E nel momento in cui propongo degli spettacoli, cosa che non farei mai, spettacoli che potrebbero risultare difficili o incomprensibili, vuol dire che c'è qualcosa di sbagliato nello spettacolo, non tanto in chi lo legge, lo vede o lo ascolta. Quindi, anche se degli spettacoli possono sulla carta, sul nome, su delle scelte, parlo appunto di danza contemporanea, magari non siamo abituati a vedere degli spettacoli di danza contemporanea, perché non provarci, visto che appunto i prezzi dei biglietti tra l'altro non sono popolari, non sono nemmeno così alti, magari appunto nel fresco della sera chiusina scopro qualcosa che mi piace e che mi arricchisce. Questo è un valore di tutta l'arte, io la difendo a spada tratta, ecco. Sono d'accordissimo. E allora ricordiamo www.orizzontifestival.it, biglietti disponibili, tutte le informazioni sul sito, si può fare l'acquisto online del biglietto anche su ciaotickets.com, ovviamente sulla Fondazione Orizzonti d'Arte che si trova in via Porsenna 81 a Chiusi Città, potete avere le informazioni ed i biglietti disponibili anche presso il centro commerciale Etrusco. Ci sono mail e telefoni e quindi non abbiamo scuse, possiamo davvero godere della bellezza di un grande festival che Marco Brinzi insieme alla Fondazione Orizzonti d'Arte ha preparato. Io ti lascio al lavoro, ti faccio un forte in bocca al lupo per questa 2023, per questa edizione. Crepi, crepi, vi aspettiamo a chiusi dal 30 di luglio al 6 agosto. E ci saremo. Grazie ancora, buon lavoro.